vedersi comprimere i loro diritti all'espressione, alla libertà delle loro, alla libertà e alla manifestazione del loro pensiero da questo futuro e oscuro codice di regolamentazione. Poi ci sarebbero altre cose da dire, ma spero che altri colleghi solleveranno le criticità di questo articolo 2. La ringrazio. Onorevole Paglia. Sì, per annunciare che anche noi voteremo contro questo articolo. Riteniamo che nel complesso la norma e questo articolo in particolare vadano a definire un campo di applicazione di cui è difficile persino capire l'estensione. Infatti, se appare chiaro che non stiamo parlando di reati, perché se stessimo parlando di reati la norma già esisterebbe, quindi è chiaro che non siamo all'interno, per esempio, del campo della diffamazione o della minaccia. Perché se io dovessi scrivere qualcosa su un sito internet, un blog o una pagina Facebook che diffamasse qualcuno, ragionevolmente quel qualcuno mi porterebbe in tribunale per diffamazione. Quindi stiamo parlando di tutto ciò che di fatto attualmente non è previsto come reato dalla legislazione. Vado nel pratico, cosa ci dobbiamo attendere quindi? Ci dobbiamo attendere tutti quegli atti che pur non arrivando, tutte quelle parole che pur non arrivando a essere talmente gravi da costituire un reato, perché non dicono il falso, perché non rappresentano una minaccia all'integrità fisica o morale di una persona, fanno appunto quello di cui agli articoli precedenti. Mi producono uno stato di ansia. Ora capite che qui entriamo in un campo abbastanza complesso della vita umana, perché cosa produca a me, adulto, uno stato di ansia è difficile da dimostrare. Qui dentro, io non sono ansioso per fortuna, ma se lo fossi, quotidianamente, per il solo fatto di essere un deputato della Repubblica, ricevo messaggi pubblici o privati che mettono anche pesantemente in discussione il mio operato. Questo potrebbe produrmi uno stato di ansia, una critica molto feroce portata a ciò che io faccio ogni giorno qui o altrove, e che io interpretassi come offensiva nei miei confronti, perché io è così che leggo la norma, può portarmi a chiedere che venga eliminata entro 24 ore da chi l'abbia? Certo che può portarmi, perché è soggettiva la sensazione di ansia o di offesa o altro. Noi stiamo dicendo a questo Paese che un maggiorenne che si senta offeso può pretendere la cancellazione di un contenuto, senza che ci sia un giudice a ragionare su questo. In seconda battuta si va all'autorità per la privacy, ma l'autorità per la privacy doveva occuparsi di altro, di privacy, non di offese, di lesione della privacy. Siamo tutti d'accordo che la privacy vada garantita, cioè se si mettono informazioni su di me che attengono alla mia sfera privata e personale e si diffondono, che io possa chiedere la rimozione è fuori di dubbio. Ma qui non parliamo nemmeno di quello, perché anche quello già c'era, quindi dobbiamo sempre andare per sottrazione. Se non sono notizie riservate o personali e non sono insulti che arrivino alla diffamazione o minaccia, cosa rimane? Rimane la critica? Rimane la satira? Questo rimane. Ora, è del tutto evidente, almeno a me, che non arriverà mai in fondo una cosa del genere, un po' perché credo ci penserà il Senato. Per fortuna viviamo ancora in una Repubblica bicamerale. Ma la stessa Corte Costituzionale potrebbe accettare una norma che in ultima istanza è lesiva della libertà di espressione e che affida ad un'autorità amministrativa, cioè l'autorità garante per la privacy, di intervenire in un campo che non le è proprio e con provvedimento amministrativo disporre eventualmente attività censoria? Non credo proprio. Potrebbe farlo laddove siano coinvolti dei minori, perché vanno tutelati, e infatti da lì si era partiti, ma certamente non quando si ha a che fare con dei maggiorenni. Quindi questa legge
è auspicabilmente inapplicabile. Ma qualora dovesse essere presa sul serio, molto pericolosa e non fa onore al Parlamento e alla maggioranza di affrontarla con tanta leggerezza, di aver modificato proditoriamente in fin d'estate una norma e poi di difenderla fino al punto di non discuterne, ma di farsi e di procurarci anche un danno d'immagine come Paese, se è vero che fin dall'estero in questo momento ci stanno accusando di inserire leggi censorie all'interno del nostro ordinamento. Siete sicuri, colleghi della maggioranza, di voler fare questo? Questa è la domanda che io faccio a voi e su cui credo che una risposta andrebbe data, se non a me, anche a quei componenti, persino della vostra maggioranza, che vi stanno mettendo in guardia contro una legge tanto stupida quanto inutile. Grazie. Ringrazio onorevole Paglia. Onorevole Catalano. Grazie Presidente. Il collega Quintarelli, nell'intervento inerente al suo emendamento, ha sollevato una questione che il Parlamento non ha affrontato nel disegno di legge e che è l'abuso della segnalazione. Attualmente in alcuni social network, tra cui Facebook ma anche Twitter, è possibile già effettuare la segnalazione degli utenti con un'apposita procedura e la piattaforma censura, blocca un utente quando la segnalazione raggiunge un numero tale per cui la piattaforma ritiene giustificata il temporaneo blocco dell'utente. E questa procedura di blocco non varia, non è in funzione del contenuto che viene segnalato, ma è in funzione del numero delle segnalazioni che un contenuto riceve. Se applichiamo lo stesso ragionamento con l'introduzione della segnalazione per cyberbullismo, questa pratica di abuso non viene in alcun modo presa in considerazione dal testo di legge perché, come diceva giustamente il collega prima, non c'è alcuna sanzione per chi dà una segnalazione impropria, una segnalazione che non ha nulla a che fare con bullismo, anche perché gli strumenti informatici quando coinvolgono un numero elevato di utenti e hanno un numero elevato di contenuti non guardano il merito della singola segnalazione ma guardano il numero delle segnalazioni. L'effetto censorio, l'effetto di censura che questa norma